Ho passato 14 anni della mia vita da figlia unica, ma avrei sempre voluto una sorella. Ho espresso questo desiderio a mia madre e a mio padre diverse volte, e più volte mi hanno detto che avrei dovuto aspettare. Mi dissero che stavano ancora lavorando nell'avere una situazione finanziaria stabile ed assicurarsi delle carriere stabili, il che era comprensibile, così ho aspettato. Circa 2 settimane dopo mi dissero che avevano finalmente provato a darmi una sorellina. Ero così emozionata e volevo condividere questa notizia con chiunque. Essere figlia unica significava passare la maggior parte del tempo in solitudine, ma ora avrei avuto qualcuno di cui prendermi cura e con cui giocare. E sebbene fossi stata così riconoscente, desideravo davvero che loro imitassero i loro gemiti. È un po' fastidioso. Ovvio che so come si fa un bambino, ma non mi piaceva sentire i miei genitori farlo ogni notte. Se avete mai sentito i vostri genitori farlo, allora sapete di che cosa sto parlando. Sfortunatamente, la maggior parte della mia famiglia non sembrò così entusiasta quanto me, almeno da quello che mi hanno detto i miei genitori. A dirla tutta, l'unica persona che ho saputo essere un pochino felice era mia nonna. Secondo la mamma, l'unica cosa che ha detto la nonna era che lei ci avrebbe dato una mano se mai avessimo avuto bisogno. Ma mamma ha detto che mia zia aveva completamente perso la testa dopo aver sentito la notizia e le voltò le spalle. Non sapevo come mai lei fosse così turbata. Pensavo che questa sarebbe stata una buona notizia. Pensavo che mia zia sarebbe stata felice dell'arrivo di un nuovo membro della famiglia. Ma smise di parlare a mia madre da quando aveva saputo della notizia. Ho sentito la mamma parlare con papà l'altra notte. Stava farneticando di come mio cugino non avesse delle gambe su cui reggersi e del fatto che mia zia ce l'avesse a morte con lei. Ma ora, niente di tutto questo ha importanza. Perché oggi mamma e papà mi hanno portato giù nello scantinato per mostrarmi la mia nuova sorellina. Mamma mi disse che era stata programmata dopo la mia nascita e questa era la più simile a me che potessero fare. Aveva le braccia di mia nonna, le bellissime gambe lunghe di mio cugino e assomigliava a mia zia dal busto in su. Era assolutamente perfetta. Ora ho la sorella che avevo sempre desiderato, fatta proprio per me.